tutto quello rimane, quello è tutto siero adesso? Quello è il siero per la ricotta, sì. Quindi la cagliatura ha prodotto questo di... Esatto. Erano 25 litri, no? Sì. Saranno sui 2 kg di formaggio. Adesso faccio il fuoco per la ricotta, che deve arrivare a 90 gradi. Il formaggio era a 34, la ricotta... 34 al caglio, poi l'ho portato a 40. In pratica, a 90 gradi gli si aggiunge l'acido che fa precipitare, poi deve bollire. Che acido è? Acido lattico. Acido lattico. Lì ci sono, diciamo, ancora 20 litri di siero. E quanta ricotta viene fuori? 20 litri, dopo gli aggiungo ancora 3 litri di latte intero, che rimane più morbido. E in peso quanta ricotta viene? E in peso verrà fuori un chilo e mezzo di ricotta. Metto il numero. In pratica la ricotta è un prodotto sterile quando appena è tolta, perché con la temperatura arriva quasi a 100 gradi, si sterilizza. Dopo però è molto delicata e si può contaminare dopo, quindi va o stagionata nella maniera giusta, se no tenuta in frigo. Vedi come viene grande, questa qui è la ricotta. Adesso lo devo far bollire. Che è già 90 gradi, dovrà arrivare a 96. E affiora. Thank you.
La ricotta sarebbe un precipitato, cioè le proteine vanno a fondo con l'acidità, solo che si aggregano a quello che c'è ancora, ai globuli di grasso che ci sono ancora, allora, essendo quelli leggeri, viene a galla. Fare il formaggio. Per lavare, pulire tutto. Perché come dove facevano bitto così, che era, magari non c'era l'acqua lì vicino, ne usavano pochissimo e sciacquavano tutto nel siero lì della ricotta. Perché era bollente. Certo, detergeva. E tu hai la fortuna di avere qui l'acqua. Sì. Se non la pago. Non quella. E fino a un certo punto, perché io pago l'affitto, quindi. L'affitto è compreso poi tutto, compreso l'uso delle baite e l'uso dell'acquedotto. E chi percepisce l'affitto pagherà lui una quota all'acquedotto? Io pago alla regione direttamente. Sì, perché anche giù lì che hanno fatto la centralina per farmi la corrente, giù una baita bassa, loro sono regione, però hanno dovuto chiedere lo stesso in regione l'autorizzazione per lo sfruttamento delle acque, anche se è solo un minimo, però così. Lavato tutto. Sì. Qui c'è il sentiero obliquo, sì. Qui primo, sopra c'è una roccia nera in mezzo. Ecco, nasce lì e viene qua tutto sopra la baita, l'acquedotto, arriva là alle baite. E invece quella che va giù in paese nasce? In paese nasce di là. E c'è un bacino? Sì, c'è un bacino che la raccoglie. E nasce a quale quota quella? Sarà come qui, sarà 1700 più o meno. Infatti tutte queste montagne sono sempre state abitate, per la fortuna che c'era l'acqua in alta quota, forse no. Anche in Val Gerola.
Quindi tu ieri hai fatto i 25 litri, non li hai destinati ai formaggi e li hai tutti insaccati. No, ieri li ho fatti il formaggio, perché questo l'ho tolto ieri dalla cagliata e sono quelli dell'altro ieri. Ah, dell'altro ieri. Due L'altro giorni. ieri l'ho messo giù tutto a fare caprini, in pratica sono due secchi, sono 30 litri. E quante formine vengono fuori mediamente? Fuori 25 cosi che sono da un etto e mezzo. Come resa mi rende quasi di più, un po' di più fare caprini. Se io ho la vendita a fare tutti i caprini rispetto che fare il formaggio. A Sì, però parte che il formaggio poi devo aspettare un mese e mezzo almeno. anche. Non è tanto, ma ormai è quello il mio Cioè, reddito, non è 25 che. caprini, 2 euro a caprino, 50 euro lordi è un lavoro di una giornata tra Sì. mungitura. Che poi non io da solo perché lavora anche mia moglie. Sì, beh, ma è così, eh. È già tanto che da un lavoro agricolo così tiri fuori 50 euro, perché se ci sono tanti agricoltori che se fanno i conti devono mettercene dentro, non ne tirano fuori. Infatti io che vado bene d'estate, perché dopo io d'inverno non guadagno più niente. E il lavoro ce l'ho lo stesso. Beh, non è così impegnativo però. Gli animali in stalla ci sono sempre. 50 euro per 3 mesi all'anno e gli altri, cioè, Però, sì. dovresti guadagnare 150 per riuscire a pagarti gli altri 9 mesi che non lavori, che non hai questo reddito. Dopo d'inverno faccio anche qualcos'altro, faccio qualche giornata, faccio dietro a legna, un po' di tutto dopo. Ci sono un po' i capretti in primavera. Il sale vai a occhio. Sì, io salo sempre quasi troppo, che già più è salato più si conserva, però il giusto è proprio salare poco poco. Dopo anche i caprini qui c'è mille maniere di farli perché. Tu da chi hai imparato, chi è stato, che ti ha dato, diciamo, la tua ricetta finale? No, ho imparato in teoria, ho fatto i corsi di caseificazione, ma dopo ho provato io un po' in tutti i modi, dunque ho visto come mi sembrava meglio. Perché tanti poi li fanno anche aromatizzati o col pepe o Ah, con tutte le certo. cose, peperoncino. Dopo se li voglio un po' i. Se voglio mettergli il pepe, glielo mette chi lo compra. Io le capre giù là le pascolo d'inverno e anche in primavera, ma è tutta roba secca. Perché nei prati che faccio non posso lasciarle andare a mangiarle. A parte uno glielo lascio anche pascolare ugualmente. Però la maggior parte sono arbusti. Ancora anche castagne, tutto l'inverno mangiano castagne. Erica, rovi, tutti arbusti che trovano. Dopo quando vengono su qua la metà di maggio, qua già i primi giorni l'erba è verdissima. Allora, le capre si devono spurgare, dicevi? Sì, anche per il bitto, per dire in alpeggio. I primi 15 giorni di alpeggio il latte non è mai perfetto, cioè risente ancora dell'alimentazione della stalla. E anche dello stress dell'animale, perché l'animale cambia completamente modo di fare, allora si deve adattare. E cosa ne fai di quel latte? No, va bene lo stesso, ma va bene, resta un formaggio più morbido, in pratica è il latte degli stracchini, no? Quello che si usava per fare gli stracchini, sia all'inizio che alla fine della stagione. Quando hanno dei cambiamenti, gli animali così, il latte rimane stanco in pratica. E va bene per fare dei formaggi molli, non formaggi a lunga stagionatura. Adesso tutti i giorni vanno fino in cima le capre, allora lì l'erba, cioè mangiano. Oltretutto la capra è un animale selettivo che pizzica solo le cose che Il preferisce, timo, le capre lo mangiano? no? No, il timo no. No.
attimo, no? Ad esempio adesso l'autunno mangiano tanto i ginepri, ginepro, l'erica. Ecco, giù ho visto i tuoi asinelli. Che aiuto ti danno gli asinelli? Ma i due asini quest'anno non li ho usati perché dovevano partorire tutte e due, ma se no li usavo per portare sulla roba fino a qua, con i basti, perché faccio all'inizio della stagione faccio un volo con l'elicottero e poi dopo devo portare o a spalla o con gli asini. Ma per roba cosa intendi? È tutta la roba che serve per l'alpeggio e il mangiare. Però anche gli asini da quel sentiero lì non è che si può caricare tanto quando portano 20 Ma per il trasporto a valle invece dei formaggi non li usi? kg. No, perché fino adesso li vendo tutti qua, li ho venduti tutti qua. Porterò giù quelle 10 formettine, ma porto giù così. Cioè, rispetto a un latte pastorizzato, il Sì. latte crudo che è intero, ha i suoi microbi, Sì. che sono quelli che sviluppano, che servono, che danno l'acido lattico. E questi microbi creano una protezione, all'invasione di altri microbi che sono Anticorpi. patogeni, no? Come se, come il nostro organismo, uguale. Mentre invece nel latte pastorizzato loro bruciano tutti i microbi che ci sono, sia quelli buoni che quelli cattivi. Però dopo rimane un terreno fertilissimo per quelli cattivi. Infatti tutti i guai si sono sempre avuti nelle industrie, non è mai morto nessuno su negli alpeggi perché che non erano neanche tanto puliti, ma per il formaggio degli alpeggi anche il botulino si era sviluppato in una ditta grossa di mascarpone, che faceva mascarpone, perché togliendogli le difese dopo è attaccato il latte da tutti gli altri. Certo. Perché i contributi d'alpeggio che mi danno, pochi o tanti, non te li danno per fare il formaggio, te li danno sul pascolo dell'animale, no? Se tu fai pascolare gli animali, perché mantieni l'alpeggio? Si dice nei nostri circuiti che ogni mucca in Europa ha sovvenzioni per 2 euro, se tu la tieni in una stalla, al giorno. Ah, al giorno. Sì. Non lo so, può darsi. Per le capre, tu hai fatto un conto in base alle capre che hai, il pack cosa ti dà? Sì, io la PAC mi danno 700 euro di... Però vedi anche la PAC è basata sui titoli vecchi. Cioè, a me mi danno 700 euro di quando avevo 17 capre. Adesso ne ho 40, però continuano a darmene 700, quindi 17 capre cos'è? 20 euro per capra, 30. No, più, 40, 7 per 4, 40 euro per capra all'anno però. Mi danno. Perché non fai l'aggiornamento? E no, non te lo fanno l'aggiornamento. Loro la PAC che c'è fin quando scade il 2013 è basata su quei titoli vecchi. Però per me la PAC è ininfluente, cioè io che prendo qualcosa è della compensativa. Siccome sono in zona svantaggiata di montagna, ho l'indennità compensativa, che in pratica quello che è e che loro ritengono compensativo rispetto a un'azienda di pianura, a me invece è quello che mi serve per vivere, tutto il reddito della mia azienda. Perché prendo tra alpeggio e giù a casa prendo sui 5.000 euro. Quindi sommati 5.000 euro più i 3 o 4.000 che porto giù del formaggio, riesco a vivere con gli altri 9 mesi giù là. Perché c'ho il bello che qui quei 3-4 mesi che sono qui di spese dopo non ne ho.
porto su una ricottina, detta la donna. Colgo un numero. Un giorno sì, un giorno no, quindi ci vuole 10 giorni per salare una forma. E dicevi che sta 3 mesi questo formaggio qua? No, almeno 1 mese e mezzo deve avere, dopo sta anche più di 3 mesi, sì. Chiudo.